da Bologna in Dovicari. Tempo variabile. Ricordo che 20 anni fa, per arrivare a Goro, si attraversavano chilometri di paludi. In una giornata poi piovosa come questa, sembrava addirittura di arrivare in mezzo al mare, su un'isola. Per arrivare a Goro bisognava andare fino a Mesola e poi percorrere l'argine del Po su una strada battuta, piena di buche e fangosa. Oppure bisognava addirittura attraversare il boscone della Mesola su una stradina piena di buche, anche quella fangosa. Si vedevano, ai lati della strada, solo poche capanne di canne. Oggi il paesaggio è completamente cambiato. Oggi nel palazzo del capitano di Cesena, conferenza dibattito sul tema il rilancio dell'agricoltura per il rilancio del paese. Venerdì e sabato a Modena. Goro riceve i suoi ospiti non senza una punta di orgoglio, per quanto oggi è in grado di offrire al turista e al visitatore. Oltre ai turisti c'è anche un fenomeno di ritorno degli emigrati, no? Sì, certo, c'è stato in una piccola quantità anche un ritorno di emigrati dovuto appunto alle condizioni economiche del paese che sono notevolmente migliorate rispetto a una quindicina di anni fa qua. Il mestiere di pescatore è ancora quello che dà lavoro alla maggior parte della popolazione di Goro, ma i problemi non sono più quelli di 20 anni fa. I pescatori adesso sono organizzati, ci sono 5 cooperative a Goro per quanto riguarda la pesca vera e propria. Ma si tratta solo di problemi commerciali oppure proprio anche di problemi legati all'industrializzazione dei prodotti? Ci sono degli investimenti molto forti da fare che da soli non riusciremmo a fare. Per questo noi siamo già associati in un comprensorio e nell'ambito di questo comprensorio noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi relativi ai vari comuni. Ci sono assemblee, ci sono dibattiti. E naturalmente i problemi che riguardano la nostra zona vengono portati alla regione dove vengono discussi insieme agli altri problemi. Insomma. Ma quali programmi sono? Direi che il più importante è quello dell'ampliamento del porto di Goro, perché la regione con una legge molto recente ha qualificato il porto di Goro tra i porti pescherecci, mentre invece prima da Roma noi non avevamo ancora avuto questa qualificazione. Poi nell'ambito di questa stessa ristrutturazione c'è il mercato ittico nuovo che dobbiamo costruire, le cooperative che devono sorgere per il problema della conservazione del pesce e tutti questi problemi naturalmente ci impegnano non solo nell'ambito del comune ma nell'ambito di tutta la serie di comuni che vivono nella bassa ferrarese e anzi poiché è recentissima la legge regionale che stanzia dei fondi piuttosto rilevanti, ci sarà un'assemblea dei pescatori ai quali le conviene di partecipare, se vuol rendersi conto del tipo di partecipazione della popolazione. Non abbiamo fatto a tempo a partecipare alla grande assemblea nella sala comunale, ma la sera stessa del nostro arrivo ha avuto luogo una riunione del Consiglio delle Cooperative, cui hanno partecipato anche alcuni soci. La regione veramente ha capito la nostra esigenza, della nostra marineria, che aveva questa esigenza, quel suo sviluppo che sta facendo, che era giusto che il porto di Goro fosse inserito a porto regionale. Quindi, amici, per noi... Per Goro l'intervento legislativo della regione assume un significato del tutto particolare, se si pensa al lungo isolamento che questa collettività di pescatori ha sopportato fin dai primi insediamenti. Farsi proprio giustamente nelle esigenze che veramente ci sono qui. Goro è il caso tipico in cui l'iniziativa viene affrontata in maniera non settoriale ma complessiva, facendo leva sullo sviluppo e il consolidamento di forme associative fra pescatori. Delusa dalle anticamere durate decenni presso i ministeri di Roma, Goro ora punta le proprie speranze sulla regione affinché il processo di sviluppo da poco avviato continui e consolidi il suo corso. In questa loro richiesta i pescatori di Goro si sentono ora parte di un insieme regionale di porti che comprende Rimini, Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi. E nelle riunioni come questa e nelle assemblee di base non esitano a far sentire le proprie richieste con vigore polemico. Per sentire la popolazione che il nostro pesce non costa così tanto, costa poco qui locale. Che ora che si svegliena, che i nostri cittadini mangiano il pesce con un prezzo adeguato, che invece che consuma 2 etti, ne consumare 1 chilo, 2 chili, anche 3 chili certe famiglie.
Nel piano sottostante la sala del Consiglio delle Cooperative si presenta a noi evidente la realtà che ha provocato lo sfogo e la rabbia nelle parole del pescatore in assemblea. Ancora oggi, assistendo al mercato del pesce a Goro, sembra di partecipare ad una misteriosa cerimonia gestita dagli enigmatici emissari di congreghe segrete, i cui adepti si conoscono per nome e per i quali basta un impercettibile movimento degli occhi o un gesto del capo appena accennato per mettere in moto tutta una catena di azioni speculative. Il primo anello di tale catena è l'acquisto o la vendita di un prodotto ottenuto con la fatica massacrante di uomini la cui remunerazione spesso non consente neppure di coprire i costi di lavoro, mentre i prezzi al minuto arricchiscono le tasche di molti. Questo tipo di commercializzazione del prodotto è arcaico. Il superamento di tale sistema di commercializzazione del pesce è previsto nei programmi operativi della regione, come una delle iniziative per il potenziamento del porto e per uno sviluppo armonico e un uso equilibrato del territorio. I pescatori che si attendono risultati a breve scadenza e si confessano delusi dalle lunghe attese vorrebbero bruciare le tappe. I pubblici amministratori vedono nelle scelte già indicate a livello regionale una svolta rivoluzionaria concreta per la realizzazione di una struttura portuale non isolata dal tessuto sociale e produttivo. Questo è quanto è fatto chiaramente capire anche lo stesso sindaco di Goro. Come vedi qui a Goro, tutti i giorni vengono sbarcate dalle 14 alle 15 tonnellate di pesce pescato da tutti i pescatori che sono costituiti in 5 cooperative. E con l'evento regionale, con la classificazione del porto a porto peschereccio, una legge ha favorito che detto porto sia passato di categoria e sia a totale carico della regione. Un porto peschereccio qualificato che in questo ventennio non è mai stato riconosciuto, benché tutte le forze economiche e politiche si siano interessate a questo problema. Abbiamo altri problemi, ma comunque facciamo parte su un comprensorio, e facendo parte a questo comprensorio, che è un comprensorio del Basso Ferrarese, speriamo di inserirsi anche noi nello sviluppo sociale e economico di tutta la comunità della regione. A una ventina di chilometri da Goro, verso Ravenna, si trovano gli impianti portuali di Porto Garibaldi. I due porti di pesca del Ferrarese sono Porto Garibaldi e Goro. L'incremento delle attività marinare è visto nella programmazione regionale come un fattore essenziale di crescita economica e sociale della fascia costiera e dell'entroterra. Un'idrovia, per la quale sono previsti notevoli sviluppi, collega Porto Garibaldi a Ferrara e al Po, confluendo in una rete di idrovie collegate con il porto commerciale di Ravenna. Visto da questa prospettiva, il problema del potenziamento delle strutture portuali di Goro significa una scelta non solo in direzione di un fatto puramente tecnico e produttivo, quale lo sviluppo della pesca, ma anche in direzione di un uso del territorio a scopo di attività economiche, sociali e culturali, di svago della popolazione, di divertimento, di riposo, di trasporto turistico di passeggeri. Navigando su queste acque tranquille dell'ultimo tratto verso il mare di un ramo del delta, il Po di Goro, il pensiero corre spontaneo al passato di lotte e di sangue che le acque del Po, nel loro lungo cammino attraverso la bassa, hanno provocato nel corso della storia per l'assenza nelle classi dominanti di una volontà politica di allontanare dagli uomini la minaccia e di promuovere una condizione di vita migliore. Dopo secoli di isolamento è evidente, ad esempio, che Goro e Gorino, con l'entrata in vigore delle leggi regionali e con le nuove scelte di sviluppo adottate dalla regione, si trovano di fronte ad un'epoca che capovolgerà letteralmente i rapporti dei loro cittadini con l'entroterra.